Benvenuti! No, non sono io la protagonista di questo documentario, ma il mio compito è quello di raccontarvi una lunga storia. E farsi spazio in un mondo dove vengono realizzati centinaia di audiovisivi ogni giorno, non è esattamente facile. Ma io ci provo ugualmente, perché sono più che sicura che ciò che vi racconterò saprà emozionarvi e, perché no, stupirvi. Alcune fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono essere sconfitti. Questa storia invece racconta agli adulti che certi draghi, gli ostacoli della vita, possono essere superati quando c'è un obiettivo chiaro e preciso. In quel caso non esistono intralci che possono fermare la corsa verso la meta. E oggi sono qui per raccontarvi i draghi di Said, un ragazzo che non ha mai smesso di credere nell'amore e che ha messo a repentaglio la sua vita per raggiungere una persona per lui speciale. Nel corso degli anni 60 del Novecento si registrarono i primi movimenti migratori verso l'Italia. Si trattava di studenti, lavoratori e lavoratrici provenienti da Eritrea, Etiopia e Somalia, le ex colonie italiane, ma anche da altri paesi come Marocco ed Egitto. Solo nel 1978 uscì il primo rapporto del Censis sui lavoratori stranieri in Italia e si scoprì con sorpresa che gli stranieri erano circa 500.000. Negli anni 80 la presenza straniera in Italia aumentò soprattutto in alcune zone, al punto da determinare l'approvazione della prima legge sull'immigrazione che risale al 1986. A differenza degli altri paesi europei, però, l'immigrazione in Italia si sviluppò soprattutto in città minori. Col passare degli anni, il fenomeno dell'immigrazione ha creato un vero e proprio mosaico di nazionalità. E Said, che c'entra in tutto questo? Lui certamente non pensava di venire in Italia, perché abitava nella straordinaria città di Casablanca, centro multiculturale e cuore pulsante del moderno Marocco. E allora perché venire fin qui? Perché addirittura rischiare la vita per raggiungere il nostro paese? Risponderò a tutte queste domande a breve, ma prima scopriamo insieme la parte iniziale del viaggio italiano di Said e ci spostiamo in Liguria.
L'altra mattina, approfittando della bella giornata, decidemmo con la classe di trasferire le nostre lezioni in Spianata Castelletto per poter fotografare la nostra città dall'alto. Solitamente, quando siamo fuori classe a fare fotografia, le persone sono attratte dal nostro operato, si avvicinano, ci guardano quello che facciamo, ma questa volta ci sentimmo osservati in particolare da un ragazzo e più passava il tempo, più lui ci osservava e capimmo che voleva parlare proprio con noi. Ci stavamo preparando per fare degli scatti, ma la prof era visibilmente distratta da un ragazzo che, pur standosene in disparte, era palese che volesse comunicare con noi. Ci sembrava confuso e triste. Mi sono avvicinato a lui e gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto, però sembrava come non capisse italiano e cercavo di esprimermi al meglio, ma non mi capiva. E mi disse qualcosa in francese, ma sono negato col francese. Aveva una foto in mano e ci sembrava molto affezionato. Si avvicinò poi a me parlandomi in marocchino, ma purtroppo non capivo nulla. Allora ho iniziato a chiedergli chi fosse quella nella foto parlando un po' in francese. Sarebbe stato meglio se al posto della prof di fotografia ci fosse stato il prof di francese. Serena si era avvicinata al ragazzo, stava parlando con lui, ma vedevo nello sguardo del ragazzo che lui voleva parlare con me. Allora mi avvicinai. Mi feci raccontare un po' la sua storia e mi disse che arrivava dalla Francia, ma era nativo di Casablanca e stava cercando una persona. Io allora pensai che forse dovevo trovare all'interno della sua cerchia qualcheduno che lo potesse aiutare e mi venne in mente di due miei amici marocchini. Così feci, glielo presentai. Ho cominciato come mediatore di strada. Ho sempre cercato di aiutare tanti giovani, anche minorenni, e quindi a Genova ero più che conosciuto. Alcuni miei conoscenti mi avvisarono di questo ragazzo un po' spaesato. Un professore e alcuni studenti lo avevano portato alla moschea. Mi raccontò parti della sua storia e cercai di aiutarlo subito. Tra noi connazionali c'è molta solidarietà, quindi lui aveva trovato dove farlo andare a dormire, ma gli ho anche suggerito di imparare la lingua. Sarebbe stato fondamentale per lui. Lo indirizzai verso il centro territoriale permanente per studiare l'italiano. Lì conobbi Norberto, l'insegnante di alfabetizzazione. Da quello che mi ricordo, Said stava cercando qualcuno. Pensavo fosse un clandestino, invece aveva un regolare permesso di soggiorno e Tamir lo aiutò subito. L'obiettivo di Said poi era quello non di restare a Genova, ma di cercare un luogo che nemmeno lui sapeva dov'era. Grazie al mediatore culturale e all'insegnante di alfabetizzazione aveva raggiunto un suo equilibrio. Ma quello che inizialmente non sapevano era che Genova sarebbe stata solo la prima tappa di un lungo viaggio. Posso dire un viaggio della speranza. Fermiamoci un secondo, credo sia giunto il momento di fare un po' di chiarezza. Said se n'è andato da Casablanca ed è arrivato fino a Marsiglia. Da lì è riuscito ad arrivare in Liguria, spostandosi da Ventimiglia a Genova. La sua famiglia era ancora all'oscuro di tutto e Said riuscì a muoversi grazie al permesso di soggiorno del fratello. Ebbene sì, riuscì ad appropriarsene sottraendoglielo di nascosto. Solo così riuscì a muoversi senza problemi. Grazie a Tamir, ebbe modo di stabilizzarsi a Genova per un certo periodo, ma l'aiuto maggiore lo ebbe infine dal suo insegnante di alfabetizzazione. Tamir mi aveva fatto conoscere questo ragazzo, Said, dicendomi che era venuto in Italia per cercare l'amore e che poi avrebbe anche cercato un lavoro. All'epoca, quando conobbi Said, non sapevo che i documenti che aveva con sé non fossero i suoi, ma quelli del fratello. Ciò nonostante, la sua storia mi aveva colpito e alla fine ho deciso di aiutarlo.
Said era venuto in Italia per cercare l'amore, quello con la A maiuscola, Khadija. Khadija era venuta invece in Italia qualche anno prima per problemi familiari, aveva raggiunto una zia e loro avevano una relazione in Marocco, ma questa relazione non era ben vista. Anzi, per dirla tutta, i genitori di Said avevano proprio vietato ai ragazzi di vedersi. E effettivamente poi Khadija inviò una lettera a Said, però i genitori di Said non gli consentirono di leggerla, la madre addirittura la strappò, ma Said riuscì a salvare una fotografia e da quella fotografia partì tutta la sua folle avventura, e tutto per amore. La prima volta che vidi Said era un pomeriggio in piazza. Ero uscito con una mia compagna di classe e stavamo facendo un giro. E lo vidi, lui era lì fermo, immobile, che continuava a guardare quella torre e quella foto in mano. E aveva un'aria molto affranta. Non era una persona molto appariscente. Probabilmente lo notammo perché era fermo da qualche minuto. La gente di solito fa una foto e se ne va. Lui invece la guardava attentamente. Poi magari si guardava un po' intorno, ma tornava a guardarla. Voleva andargli a parlare, ma poi d'improvviso un uomo si fermò davanti a lui. Mi occupo di sicurezza. Sono una guardia giurata. Vicino alla piazza c'è un mio amico che vende souvenir. Per questo ero lì, per fare due chiacchiere. Quando ho visto quel marocchino, che non parlava con nessuno, che non scattava foto, ho deciso di andare a controllare perché non si sa mai. Mi sono avvicinato e ho fatto due chiacchiere con lui. Ho capito che era un bravo ragazzo, poi è arrivato un altro tizio, un italiano, un amico suo, per cui ho lasciato perdere. Ma solo dopo aver letto il giornale ho capito che era lui. Io sono dell'idea di aiutare prima i nostri, anziché gli altri, loro. Però se qui in Italia per amore non ha fatto nulla, beh, non posso dire nient'altro. Inizialmente pensavamo fosse un suo amico. Magari era fermo da un po' perché lo stava aspettando, ma poco dopo notammo che Said era visibilmente a disagio. Quindi Riccardo è andato da lui. Andai verso di lui e gli dissi che era un mio amico e che ce ne stavo andando. Poi lo presi per il braccio e lo trascinai verso dove stava Giulia. E quando fummo da lei, gli chiesi cosa stesse facendo. Aveva in mano questa foto e cercava di capire in che posto fosse stata scattata, solo che quella non era Piazza del Duomo. Lui però era convinto di star guardando la piazza dal punto sbagliato e cercava di orientarsi. Fui io a indicargli Pisa, fui io a dargli gli orari dei treni e fui io a dirgli di andare là e vedere se questa torre di cui lui mi parlava sempre fosse proprio quella. Proposi alla mia amica di chiamare il nostro prof di storia dell'arte.
Era l'unica persona che mi venne in mente, l'unica che poteva capirci qualcosa di piazze e monumenti. Quando Riccardo, il mio allievo, mi ha chiamato per spiegarmi la situazione, ero incredulo, era una situazione assurda, sembrava di essere in un film. E l'unica cosa che mi è venuta in mente di dire è: ma venite da me, parliamone, ok, vediamo cosa si può fare. E così, prima di cena, la sera, sono venuti nel mio studio. E tutti e tre, questo ragazzo aveva una foto, mi ha detto, è venuto da Genova con questa foto, con la sua ragazza su una torre, ma non sapeva in quale punto dell'Italia questa torre fosse. Non era una bella foto, perché era stampata su carta. E cercai di capire quale luogo fosse, ma mi fu subito chiaro che non si trattava di Pisa. Cercai quindi di capire dove potesse essere quell'agglomerato di case, quella parte di quel palazzo, quella colonna che si vedeva. Mi ricordava più che altro l'architettura del Piemonte o della Lombardia. Mi sentii anche in colpa. Non so perché Said non mi avesse mai fatto vedere quella foto. Io quella foto non l'avevo mai vista. Tamir contattò alcuni suoi connazionali a Pisa in modo tale che Said potesse essere ospitato per la notte. E così alla fine lui andò a Pisa per provare a vedere se questa torre di cui parlava sempre era quella della Piazza del Duomo. Ma il suo viaggio in realtà era solo a metà. Gli chiesi di lasciarmi la foto, ma era geloso, aveva paura di perderla. Poi si convinse. La mattina dopo me lo trovai davanti alla scuola e gli spiegai che la sua prossima tappa sarebbe stata la città di Torino. Dove si trovava quella torre che cercava così disperatamente il giovane Said? E soprattutto, si trattava davvero di una torre? Dal Marocco alla Francia, da lì sino a Genova per poi giungere a Pisa e infine a Torino. Davvero un viaggio coraggioso, un arduo cammino che ha affrontato da solo per ritrovare Khadija. Perché anche in un mondo così digitalizzato è facile perdersi di vista e se non si è nel circuito dei social network si rischia davvero di scomparire. Khadija giungeva da una famiglia in difficoltà, poiché suo padre era in prigione. Sua madre volle mandarla in Italia presso sua sorella, che dapprima si trovava a Bergamo, ma che poi si spostò per cause lavorative in Piemonte. Per carpire maggiori delucidazioni è il caso che lasci la parola a due persone in particolare, l'assistente sociale e la psicologa di Khadija, che hanno seguito da vicino il suo cammino. Ci sono procedure specifiche per arrivare e lavorare in Italia. Ma quando si tratta di minori, la questione si fa un po' più complicata. Diciamo che Khadija è stata fortunata perché avendo qua sua zia ha potuto avere una persona che le facesse da garante. Appena arrivata in Italia è stata inserita in un progetto scolastico per minori che le avrebbe permesso di prolungare la sua permanenza una volta raggiunta la maggiore età. Quello che avrebbe dovuto fare quindi è raggiungere con profitto la fine di questo progetto scolastico e al termine, compiuti 18 anni, il Comitato Minori Stranieri avrebbe erogato un permesso di soggiorno integrativo di 1 ma anche 2 anni. Però Khadija aveva tutte le carte in regola per farcela. Il percorso di integrazione di Khadija non è stato facile. All'inizio lei non parlava bene l'italiano e quindi si era messa in disparte da sola. Per fortuna però tra ragazze ci si aiuta molto volentieri e quindi le sue coetanee sono subito riuscite a farla integrare nel gruppo. I problemi maggiori erano però al di fuori della scuola, soprattutto sull'autobus, perché lei portava l'hijab e quindi i ragazzi spesso la prendevano in giro. Non è che le facessero chissà quali scherzi, però sicuramente la deridevano. Thank you.
Come psicologa dell'Omar io passo a scuola una mattina alla settimana, proprio a supporto di quei ragazzi che hanno dei bisogni e delle necessità. All'epoca io non sapevo di Said, me ne ha accennato circa 6 mesi dopo. Mi raccontò che tra loro era nato un legame e degli interessi reciproci, ma proprio in quel momento erano stati divisi. Solo che per Said questa cosa avrebbe poi preso un'altra strada. Un viaggio senza fine, o almeno così sembra. Said aveva fatto quello che definirei il giro dell'oca. Era da poco giunto a Torino e subito chiese informazioni sul cosiddetto landmark della città. Una vera e propria corsa senza fine, non trovate? Questa storia è così appassionante che potrebbe diventare un film. Ora restate assieme a me per vedere come andò a finire in quel di Torino. Sono una professoressa di Torino e lavoro sia in un liceo che in un corso di alfabetizzazione per stranieri. Un pomeriggio mi ha chiamato un mio collega di lavoro di Genova, un tal Norberto, e mi ha detto che quel pomeriggio sarebbe arrivato un ragazzo a cercare una sua amica. Non sapevo di cosa si trattasse né cosa ci fosse dietro, allora decisi di chiamare i miei studenti per accoglierlo. Decisi di chiamare Viviana. Perché Said quella sera mi chiamò e aveva la voce stanca, l'ho sentito proprio abbattuto. E anche io ero triste, perché alla fine il viaggio a Pisa si era rivelato un viaggio a vuoto. E allora gli dissi che avrei chiamato io una mia collega a Torino, che si sarebbe occupata lei di scarrozzarlo in giro. E a quel punto, poi alla fine della telefonata, mi sembrava piuttosto sollevato. Finita la lezione, la prof ha chiesto a me e a 2 mie compagne di fermarci un attimo. Quando gli altri se ne sono andati, ci ha spiegato la situazione e ci ha chiesto di poter aiutare questo ragazzo. Io dissi subito di sì. L'idea di incontrarlo e poterlo aiutare mi rendeva veramente felice. Accoglierlo e accompagnarlo per il centro, sì, volevo rendermi veramente utile. Sì, all'inizio l'idea non mi entusiasmava particolarmente, non sono molto socievole. La prof però aveva detto che serviva qualcuno che sapesse parlare bene il francese. Ovviamente lei è una prof, poi insegna anche in un corso di alfabetizzazione, quindi conosce molto bene la lingua. Però avrebbe preferito ci fosse anche qualcuna di noi che potesse parlare con lui, magari metterlo un po' a suo agio. Quel pomeriggio stesso andammo a prenderlo davanti a Porta Nuova. Sembrava così sollevato nel vederci arrivare. Chissà quanto si sarà sentito solo. E poi, dopo esserci fatti un bel giro in centro, siamo andati fino alla Mole Antonelliana. Quando siamo arrivati là, ha tirato fuori una foto e ha iniziato a osservare meglio la mole. Allora noi ci siamo avvicinati per capire cosa stesse facendo. Thank you.
mentre si guardava intorno, notavo tutta la speranza che andava via dal suo volto pian pianino. Allora decisi di avvicinarmi. Con molta calma gli misi una mano sulla spalla e gli chiesi spiegazioni. E lui, con gli occhi lucidi, con tono molto basso, cercò di dirmi qualcosa. Lui sembrava distrutto, molto stanco, infatti l'abbiamo subito accompagnato alla mensa sociale dove si è potuto riposare, ha cenato con tranquillità. In realtà poi io non l'ho più visto, ma so di certo che è partito per un'altra città. Io e Khadija siamo andati subito d'accordo. Non era una semplice amicizia, è sempre stato qualcosa di più. Però i nostri genitori erano contro la nostra relazione. Beh, a dire il vero, più i miei che i suoi. Infatti, quando si è trasferita in Italia, i miei erano più che felici. E io, d'altronde, non sapevo niente di lei. Cioè, non sapevo niente. Sapevo solo che si sarebbe trasferita da una sua zia in Italia. Nient'altro. E appunto, quando ho ricevuto la sua lettera, ho visto un bagliore di speranza. E però mia madre non era della stessa idea, mi ha buttato via la lettera. E l'unica cosa che sono riuscito a recuperare è la foto. Ed ero felice di sapere che lei stava bene. Però volevo rivederla. Così, quando mio fratello è tornato a Casablanca, gli ho preso il suo permesso di soggiorno. Sono scappato, sono venuto qui a cercarla. Ero da solo, perso, senza meta, non sapevo dove andare. Però sono stato molto fortunato ad aver trovato così tante brave persone disposte ad aiutarmi. Dopo tanti posti in cui sono stato e che ho visto, non vedevo più una fine a questo mio viaggio. Era come se Khadija si nascondesse da me, come se non volessi che io la trovassi. Però a Torino, quando i ragazzi mi hanno lasciato al punto della mensa, mi sono seduto su quel marciapiede, da solo, a piangere. Non riuscivo a pensare nient'altro. Mi si è avvicinato un mio connazionale e mi ha consolato. E gli ho raccontato la mia storia. Gli ho fatto vedere la foto e lui mi ha detto che conosceva quella città. E me l'ha indicata. Non era così distante da Torino. Non siete colpiti da questa vicenda così arzigogolata? Personalmente, appena me la raccontarono, pensai fosse una cosa assurda. Invece, ora, di quale città stava parlando quel marocchino che aiutò Said? Ebbene, lui ci era anche passato, ma non aveva visto la torre che cercava. Si trattava della cupola della Basilica di San Gaudenzio a Novara, la seconda città del Piemonte. Era nella regione giusta, ma dall'altra parte. Khadija,
Lei viveva sì a Novara, ma in una periferia della storia particolare. Pensate un po', Gaudenzio, il primo vescovo della città, scelse un suo discepolo come successore. Colui che coprì il trono episcopale dopo la morte del suddetto fu Agabio nella prima metà del IV secolo. Quando questi morì, la città decise di rendergli omaggio con la costruzione di una chiesa a lui dedicata. Scelsero di edificarla in un borgo poco lontano dal centro abitato. Questo borgo è riconosciuto, da che v'è memoria, come Sant'Agabio. Ebbene, nel corso del Novecento si trasformò in un'area industriale di vaste dimensioni, diventando un simbolo dell'operosità non solo per la città, ma per l'intero Piemonte orientale e la vicina Lombardia. Divenne in breve la zona più popolosa di Novara e la presenza di fabbriche e aziende non fermò l'estensione dell'architettura civile, che anzi si ampliò. Ma col passare dei decenni e con l'arrivo del dopoguerra, molte cose cambiarono e molte aziende che sembravano immortali cominciarono a chiudere, una dopo l'altra. Nonostante uno pseudo rilancio urbano nei tardi anni 60, il quartiere appariva destinato ad assopirsi per lungo tempo. L'area, estesa e per nulla equilibrata sotto l'aspetto urbanistico, è oggi composta da diverse fasce che, come un puzzle mal riuscito, appaiono mal attaccate tra loro. V'è un'area residenziale, una vasta superficie industriale abbandonata, nuovi insediamenti universitari, spazi per lo sport, ma anche una periferia degradata. Un connubio bislacco di storia, società politica e culturale con livelli di architettura discutibili ammassati lungo due corsi vitali per il quartiere. Ed è anche uno spazio urbano che per i novaresi rimane dall'altra parte. Già, proprio così. Per entrare nel quartiere di Sant'Agabio bisogna superare due cavalcavia che sono le uniche bretelle cittadine per tenere saldo uno dei quartieri più storici ma mai amato da alcuna giunta. E Sant'Agabio non solo è tutt'oggi il quartiere più popoloso della città, ma è anche quello dove si ritrovano più di 30 etnie differenti che coabitano in uno spazio assurdo e indescrivibile, che è grande quanto il vicino paese di Galliate. E Khadija abita proprio in queste vie. Quando Khadija arrivò nella nostra classe, non era molto socievole. Non lo capivo neanche io come si comportava con noi. Io ero un suo compagno di classe insieme a una mia amica, solo che niente, non c'era proprio niente da fare con lei. Anche gli potevi dire il mondo, ma lei non ti rivolgeva la parola. Lei poi non parlava neanche la nostra lingua. Due parole che diceva, non si capiva molto. Poi, per questa cosa, i miei compagni la prendevano tutti in giro. Fin da subito ho notato la timidezza di Khadija e quanto fosse a disagio con noi e per questo cercavo di starle vicina, di fare amicizia e di parlare un po'. E avendo studiato arabo per qualche tempo ho iniziato a fare i compiti insieme a lei e col passare delle settimane sembrava appunto che si sentisse più a suo agio. Magari anche per il fatto che in qualche modo riuscivamo a capirci in una lingua tutta nostra. Dato che sono amica di Laura, diciamo che è stata lei a trascinarmi un po' e a farmi conoscere Khadija, perché io sono abbastanza timida, ma devo dire che mi sono trovata veramente bene con loro e si è creato un feeling pazzesco e un legame unico. Io e Khadija prendevamo lo stesso pullman e spesso alcuni le la deridevano e la prendevano anche in giro, a me dispiaceva molto per lei. Dopo qualche mese ormai si era abbastanza ambientata e siamo entrate abbastanza in confidenza. Addirittura lei iniziò a raccontarmi di un ragazzo, del fatto che fosse molto triste perché lui era rimasto in Marocco e di come le sarebbe piaciuto rincontrarlo.
Rimasi molto colpita da quella storia ed ero anche molto felice che lei si fosse aperta proprio con me. Però fortunatamente col tempo lei riuscì a integrarsi col gruppo. Non con me, a me mi rivolgeva qualche parola, non più di tanto, ma con alcune mie compagne. Essendo femmina, la posso capire. E niente, io ero felice per lei e alcuni miei compagni, cioè quelli che la prendevano in giro prima, hanno smesso fortunatamente. Khadija andava spesso allo sportello e a parlare con la dottoressa e quando usciva era infatti la vedevo più serena e più felice e anche con la professoressa aveva stretto amicizia, comunque c'era legata e riusciva a sfogarsi anche con lei. Un giorno tornata dallo sportello d'ascolto mi disse che si era decisa a confidarmi una cosa. Io ero molto curiosa e quando iniziò a parlarmi di una lettera che aveva scritto qualche tempo prima indirizzata al ragazzo che le piaceva, beh, era davvero entusiasta. Innanzitutto ero davvero stupita che lei avesse deciso di aprirsi con me e poi una lettera, era una cosa così vecchio stile, così romantica. Infatti le dissi subito che speravo con tutto il cuore che Said le avrebbe risposto al più presto. In quel momento non avevo la minima idea di cosa stava accadendo. La storia di Khadija è una straordinaria storia di vita. Con coraggio e determinazione ha dovuto ricominciare tutto da capo. Ha lasciato in Marocco la sua comfort zone, le sue amicizie, la sua lingua, la sua cultura e Said ovviamente. E con coraggio e determinazione ha ricominciato tutto da capo. Empatica e resiliente, ha trovato poche persone nel suo cammino che potessero aiutarla e io sono una tra queste, poiché conoscevo l'arabo. Quindi all'inizio sono riuscita a entrare in contatto con lei, ma non è stato facile perché la nostra differenza di età e il mio ruolo di insegnante non rendevano la cosa semplice. Ma piano piano si è sbloccata e ha potuto trovare in me un punto d'appoggio di forza per proseguire nel suo nuovo cammino italiano. Non è stato facile abbandonare tutto. Sapevo che mia madre lo stava facendo per il mio bene, però io volevo rimanere in Marocco, insomma, un posto che conoscevo, in cui ero cresciuta. Poi mia zia è stata stupenda, è stata gentilissima ad accogliermi a casa sua, a ospitarmi, però questo posto non mi piaceva tantissimo. Che l'ho vista come una delle tante diverse, una sorta di aliena. E poi portavo l'hijab, quindi mi vedevano come l'ennesima straniera che voleva disturbare. E devo dire che quelli che sembravano più infastiditi dal mio aspetto erano gli anziani. Tra i miei coetanei per fortuna solo un po' i maschi, ma si sa che loro hanno un po' un atteggiamento infantile. Invece le ragazze hanno fin da subito provato a farmi sentire a mio agio. E questo mi ha fatto molto piacere. E poi sì, nello studio mi sono sempre impegnata, ho trovato lavoro e adesso mi occupo di aiutare i ragazzi che si vogliono integrare a scuola. La lettera Said. Certo, non potevo immaginarmi che tutta questa storia si sarebbe trasformata in un documentario. E sì, gli ho mandato questa lettera dove gli ho raccontato cosa facevo, come stavo, lo rassicuravo, insomma. E poi gli ho anche scritto che non l'avrei mai dimenticato. Dicevo sul serio. E poi quello che lui ha fatto, wow, ha avuto veramente dell'incredibile.
Avete tenuto il fiato sospeso fino a qui, ed io di questo vi ringrazio. Ma ne è valsa la pena, no? Come dite? Volete sapere com'è andata a finire? Beh, a questo punto lascerò parlare le immagini anziché le parole. Grazie di avermi fatto compagnia e non perdetevi il finale. Passati tanti anni dalla storia con Said. Oggi siamo sposati. Certo, la sua famiglia non l'ha presa benissimo, però alla fine è andato tutto come doveva andare. Il progetto Landless nasce dall'esigenza di raccontare, di descrivere, di approfondire, di riflettere. Io penso che lavorando sui giovani abbiamo la possibilità di motivarli a creare i presupposti per un mondo sicuramente più bello e positivo per tutti. Sono felice di partecipare a questo viaggio nell'amore scandito dalla storia tra Said e Khadija. Nasce come progetto al di là del Mediterraneo, infatti il sottotitolo è dall'altra parte, e si sviluppa poi in Italia. Si sviluppa a Genova, a Torino, a Pisa, si svilupperà a Novara. È importantissimo tenere presente quanto l'amore, quanto i sentimenti abbiano un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi. Nel progetto Landless emergono molte positività. E in questo docufilm viene proprio focalizzato, sottolineato, analizzato, descritto nei minimi dettagli e nelle sfumature. È bellissimo vedere l'interazione fra i giovani alla ricerca del cosiddetto amor perduto, come raccontavano i troubadour che ben conosciamo. E come notare che anche adesso la storia si ripete. Siamo sempre alla ricerca dell'amore, siamo sempre alla ricerca di conoscerci, siamo sempre alla ricerca di capire qual è la nostra dimensione umana. Nell'anno di Dante è importantissimo essere riusciti a realizzare un progetto di questo tipo, per ancora una volta sottolinea, come dicevo prima, l'importanza e il ruolo che gioca l'amore nella nostra vita. Un viaggio che deve farci da faro per riprendere tutta la nostra vita, e penso che l'amore sia la strada migliore. E in questo momento credo che ne abbiamo tutti bisogno. Viva i giovani, e aiutiamoli a farli crescere creando in loro tutte queste positività. Thank you.
Khadija giungeva da una famiglia in difficoltà poiché suo padre era in prigione. Sua madre volle mandarle... Perché sì, o no? Certo che sì. Ma quello che inizialmente non sapevano era che quella sarebbe stata... Scusate. No, scusate, perché tra le due è quella che odio di più questa. È la motivazione per cui t'ho scritto ieri. Quel pomeriggio stesso siamo andati a prenderlo davanti a Porta Nuova. Sembrava così sollevato nel vederci arrivare. Poverino, chissà come si sarà sentito solo. Ah! Non sembrato? Sentito? Ok, vai, vai, ci sono. Per fare, come al solito, delle fotografie. No, niente, scusate. Beh, lo sapevo. Approfittando della bella giornata, porca miseria. Mi mancava un pezzo. 13L1 prima. Allora, con la sette in mezzo, aspetta la mia azione. 3, 2, 1, azione. Aspetta. Mi sono dimenticata la roba. Ho pensato alla scaletta nella prima frase. Farsi spazio in un mondo dove vengono realizzati centinaia di audiovisivi con la V. Stop! Aveva in mano questa foto e cercava di capire in che posto fosse stata scattata. Solo che qua non era Piazza dei Miracoli. No, Piazza del Duomo. Scusate, Piazza del Duomo. 1 prima. Allora, 3, 2, 1 ed è azione. No, aspetta. Aspetta, mi stavo venendo in mente una roba. Ok, vado, rifacciamo, ci sono. Scusate. Sarebbe stato meglio se al posto della prof di fotografia ci fosse stato il prof di francese. No, ho sbagliato. Sono proprio... Un ragazzo che non ha mai smesso di credere nell'amore e che ha repentato. Ah sì, che ha messo, scusatemi. Ah, scusate, no. Leva. Non mi ha detto 3, 2, 1, io ciao, ti saluto. E avendo studiato l'arabo, ho iniziato quindi a fare i compiti con lei e mano a mano sentivo che col passare delle settimane si sentiva più azzardo. Dovete scegliere qualcun altro, io l'ho detto. E Tamir chiamò alcuni suoi connazionali a Pisa in modo tale che Said potesse essere ospitato durante la notte. E lui era andato là e si aspettava qualcosa che adesso non mi viene in mente, pertanto adesso la rifaccio, questa qua mi spiace. Sembrava naturale. Che molto... che sarebbe fondamentale per lui. Era un po' girati, sì. Io ho potuto contare su di me per avere forza e un appoggio nel suo nuovo percorso in Italia. Perché quella faccia? Grazie al mediatore culturale, all'insegnante di analfabetizzazione. Non ce la posso fare. No, scusate ancora, giuro. Ovviamente la prof insegna anche un corso di alfabetizzazione, quindi conosce molto bene la lingua. Però sarebbe stato meglio... Ah, ho detto due volte, sarebbe stato meglio... Già. Ma particolarmente. Ci stavamo preparando per fare degli scatti, ma la... Ma la Ok.
Fu solo nel 1978 che si registrarono i primi... No, non è vero, perché non sta andando il gobbo, io sto andando un po' a caso. Conoscendo l'arabo e avendolo studiato per un periodo di tempo, sono... non mi piango, mi sento a mio agio. Tra noi connazionali c'è, c'è molta solidarietà. Ebbene sì, riuscì ad appropriarsene di nascosto. No! Sottraendoglielo, scusami. Volevo andargli a parlare, ma poi d'improvviso un uomo si diresse verso di lui. Perché hai sbagliato la Mi sono avvicinato e gli chiesi se avesse bisogno d'aiuto, però sembrava come se non sapesse l'italiano e gli chiesi... no, ho sbagliato. Aveva una foto in mano e ci sembrava molto affezionato. Allora... no, aspetta, si è dimenticato. Dato che sono amica di... No, scusate, scusate, possiamo rifarla, mi sono... Scusatemi.